Salve, sono Monkey Simon e ci siamo. Aggiornamento 29.30 di questa stagione 2 del capitolo 5 di Fortnite. Patch presumibilmente di transizione, perché non si tratta dell'aggiornamento finale della season. Se lo fosse sarebbe abbastanza grave. Ci sono delle novità, però non sono particolarmente eclatanti. Infatti anche la community non è che abbia reagito poi chissà quanto bene. Però ci sono comunque dei punti interessanti che andrebbero trattati, perché ci stanno dei bei argomenti di discussione. Prima però vi invito ad inserire il codice Monkey Simon all'interno dello shop di Fortnite. Se lo farete darete un ulteriore grande supporto al canale oltre a quello che già fate ogni giorno. E considerate pure di iscrivervi, perché così preverete il 69% la probabilità che ci possano essere una marea di skin inutili come ci sono stati in questo aggiornamento. Oh mio Dio, appena ci arriviamo i sassolini dalla scarpa che mi dovrò togliere. Partiamo subito parlando della dichiarazione di Donald Mustard, che non tratteremo in questo video, ma vi dico subito che prima o poi ne parleremo in un modo approfondito. Non so se direttamente sul mio canale o magari da Lele, perché io e Lele nel corso degli anni abbiamo detto cose che ha poi detto anche Donald Mustard in un'intervista ieri, e abbiamo pensato quante volte hanno sottovalutato le nostre parole. Quante, sapete, no? Non ve va mai bene niente, vi lamentate. Sì sì, e lui era il primo contrario al metaverso, visto? Una cosa che però è stata anticipata nella giornata di ieri è la rimozione di 4 emote. 4 emote già rilasciate, 4 emote definite tossiche. Per la precisione, sei un perdente, la risata, la pioggia di soldi ma con le banane e le emote della frusta di Catwoman. Queste 4 emote sono per antonomasia alle più tossiche in assoluto, utilizzate da molti tryharder proprio per deridere i giocatori in modi veramente ma veramente beffardi e cattivi. È stata infatti introdotta a partire da questa patch un'impostazione che permette di disabilitare la visione da parte di altri di quelle emote qualora ci dovessero uccidere o comunque sia abbattere e questi dovessero mettersi lì a infierire e a insistere. Per quanto io sia il primo ad essere favorevole a tutti quanti i mezzi per poter limitare la tossicità nei videogiochi, ci sarebbe comunque un problema, ossia il fatto che i soldi spesi per quelle emote per farle vedere agli altri andrebbero di fatto spregati, e che alla fine qualsiasi cosa, se si vuole, la si può utilizzare in modi tossici all'interno del gioco. Quindi una volta rimossa la possibilità di poter vedere le emote da parte di questi giocatori qui, nulla gli vieta di poter appropriarsi di altre emote che sono già uscite nel gioco e farle diventare tossiche, dargli un nuovo significato. Ma l'intento è comunque apprezzabile, quindi brava Epic. Per quanto riguarda il gameplay della Battle Royale, è semplicemente stata riaggiunta la mitraglietta da combattimento, carina, molto apprezzata, ma nulla di eclatante, nulla che abbia effettivamente sconvolto gli equilibri di gioco. La wave di Avatar non è ancora finita, quindi gli oggetti a tema stagione mitologia greca non torneranno e rimarranno i poteri con annesso minipass. Né è presente nulla di Star Wars al momento, a meno che tutti quanti gli oggetti non siano criptati, ma penso che il vero materiale arriverà direttamente nella prossima patch. Questo aggiornamento in realtà è più incentrato sulle altre modalità che su Battle Royale, infatti questa è una patch che ha molto a che vedere con Fortnite Festival. L'attuale stagione di Festival è incentrata su Billie Eilish, il che conferma che quell'immagine di cui abbiamo parlato precedentemente in un video è vera, e quindi tutta quanto il programma del 2024 per quanto riguarda Fortnite con le annesse modalità è stato spoilerato. Billie Eilish non avrà soltanto la skin all'interno del pass battaglia, del mini pass battaglia di Festival, anzi, che costa però 1800 al contrario del mini pass battaglia della Battle Royale che ne costa 1000 con la stessa quantità di oggetti, ma avrà anche una sua skin nello shop che però uscirà successivamente. Da notare come nel trailer è stata anche spottata una skin che attualmente si trova nei file di gioco, attualmente in realtà da 5 anni è stata tolta e rimessa più volte, ossia Gemini, appartenente alla stagione 9. Ma è rilasciata e reworkata e rilasciata sotto forma di un'altra skin. Che sia quindi arrivato il momento finalmente di rilasciare questa skin? Non si sa assolutamente. Potrebbe anche semplicemente essere stata utilizzata come materiale ormai già presente nel gioco per far numero. Ma un'altra skin non rilasciata ad aver avuto un aggiornamento importante è stata il bombarolo brillante, che tra le tante skin Lego che vengono ogni volta aggiunte e realizzate ad ogni singola patch è stata proprio aggiunta la versione Lego del bombarolo brillante, skin mai rilasciata sin dalla stagione 1 del capitolo 2. Avremo modo di parlare di queste skin, non vi preoccupate, in un video apposito, però comunque sia volevo farvelo notare perché questo aggiornamento potrebbe essere la svolta per entrambe, oppure potrebbe non succedere assolutamente niente. Per quanto riguarda invece il lato cosmetici, oltre al mini pass battaglia di Billie Eilish, ci sono un bel po' di collaborazioni, come ad esempio un'inutile skin di Hulk e un'inutile skin di Thor Ragnarok. Adesso io qui mi sfogo, non me ne frega niente se siete fan della Marvel, la Marvel piace pure a me, però ci stanno certe cose che veramente mi danno fastidio. Allora, ci hanno fatto veramente due manoni così con i film in uscita del Marvel Cinematic Universe, ammetteci, le skin ovviamente tutte quante al passo coi tempi. Sì, ci hanno messo qualche eroe, ok, non proprio recente, come Iron Man, perché non sono usciti i suoi film recenti, ma mi dovete spiegare assolutamente che cacchio c'entra il cattivo o la cattiva, non so neanche chi cavolo sia questa, ma chi se lo ricorda quel film brutto, The Thor Ragnarok, film del 2017. Pure i fan della Marvel su Twitter dicono: ragazzi, ma veramente un film di 7 anni fa? Film che punta ad essere mainstream, non un classico
classico, non un cult. Ma quando si comprano i diritti dei personaggi Marvel così vecchi? Ma che stanno a fare tipo Sergio De Boris, che c'ha la marea dei soldi riciclati da smaltire e quindi spennemoli? Poi vabbè, film vecchio, fosse bello! No ragazzi, è Thor Ragnarok, mi dispiace a chi gli piace, ma fa cagare! E rispetti i vostri gusti, pensa se non li rispettavo! I personaggi di Thor Ragnarok nel 2024, ma stiamo a scherzare! Love and Thunder va bene, peggio oggettivo, ma pure questo mica scherza! Il resto delle skin diciamo che invece è un po' più accettabile. Certo, se si riesce a passare sopra ad esempio alle skin dell'NBA versione anime, si può apprezzare il fatto che finalmente stanno uscendo, almeno a blocchi, almeno in gruppi folti, personaggi che hanno fattezze e temi della stagione attuale. Come ad esempio Perseo, visto che ci sta Medusa nel pass battaglia, ottima cosa, è pure bella skin. E penso una delle collaborazioni più intelligenti che abbiano fatto, ossia questa skin qua, che è la dea Nike, ed è veramente una skin in collab con la Nike. Eppure bella finalmente, non un liquido seminale che dovrebbe rappresentare delle scarpe. Poi c'è questa banana che a me personalmente non piace, però apprezzo l'intento perché hanno voluto fare Banana Socrate. È pur sempre in tema con la stagione, il banana imperatore romano già se lo so giocato, che comunque sia esteticamente parlando poteva essere anche ricollocato nell'antica Grecia. Certo, non hanno ancora messo banane, si ha 3 anni di distanza dalla sua prima apparizione nei survey, però è pure vero che questa skin è sicuramente più appropriata. E questa skin, che brutta non è, sarà invece la crew di maggio 2024. Ve l'ho detto ragazzi, patch di transizione, sebbene abbia molto content ma più estetico, quindi in sostanza da giocare ci sta veramente poco, se non per quanto riguarda l'aggiornamento di Lego per la fattoria e festival. Qua sotto nei commenti voglio assolutamente sapere che cosa ne pensate e che cosa pensate della rimozione delle emote a seconda delle opzioni che impostate. La sezione commenti di questo canale è a vostra più completa disposizione e sapete che ve leggo molto ma molto volentieri. Iscrivetevi. Io lei il troppo sto andando a prendere, ho chiamato io. Oro. E c'è chi, io faccio il medikit. Vieni! Grazie! Faccio un medikit. Oh. Oh, erano mie le palle legno, dammi le palle, dammi le mie palle, ci servono, rimango castrato, ci servono per molteplici scopi, per avere coraggio, sì, me la ricordo, per uccidere milioni dei miei figli, come? Come? È il genocidio, genitoricidio. Il genicidio, quando no, fai il genitoricidio. Genitoricidio. Il genitoricidio, così ammazzi i genitori però, non le, i figli. Allora il figlicidio. Figlicidio, eh. Paura qua. Basta, siamo arrivati, no, no, no. Che palle. Via, Ale, via. Già fatto! E che cavolo! Così la fuga con Snake e Big Mama. Siamo in cucina. Ma la finite! Ma guarda quella cacchio di moto! Basta! Ne sto azzeccando nessuno, ho una precisione bassissima. Che schifo, addirittura in maiuscolo. Proprio ancora a sottolineare quanto sono scarso. Non sono per niente confidente con le frecce, con tutto questo ritmo così. Tra l'altra cosa sono blind. Ho vinto. Aspetta, no, che è sta velocità?